Il nome Cecilia è legato a molte tradizioni, non solo in ambito sacro, cioè chiama la musica, chiama l'arte, non può non essersi imbattuto in questo nome. Molte sono le tele, soprattutto in periodo barocco, dove Cecilia è protagonista. Ma anche oggi in Roma, nell'auditorium, c'è la sede dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Mai questo personaggio ha ispirato tanti ambiti, non solo quello sacro, e soprattutto chi è questo personaggio, Cecilia? L'epigrafe più antica che ci riporta al nome Cecilia, Santa Cecilia, è stata ritrovata proprio nella chiesa di Santa Cecilia ed è stata ricomposta dai frammenti dall'archeologo De Rossi, che l'ha datata tra il 397 e il 464. Nel VI secolo un autore ignoto compone una Passio di Santa Cecilia, un racconto cioè della sua passione, dove si narra di come Cecilia fa voto di se stessa, di tutta se stessa e anche della sua verginità al Signore. Uno dei motivi per cui Cecilia non vuole sposarsi è anche che deve affrontare un rito pagano. Quindi il matrimonio comportava un rito con sacrifici a Giove e la sposa avrebbe dovuto sposare in un vestito bianco con un cingolo, una cintura che si metteva intorno alla vita e che quando, una volta che avesse aspettato un bambino, si toglieva da cui donna incinta, cioè senza cinta, che ancora oggi noi diciamo per indicare una donna che aspetta un bambino. Il matrimonio era spesso, spessissimo, anche una questione di alleanze, alleanze tra grandi famiglie, famiglie che avevano una lunga tradizione e che magari avevano nel loro pedigree, diremmo, uomini che avevano ricoperto le somme magistrature, avevano riportato trionfi e quindi che avevano un prestigio enorme. Nonostante gli sforzi di Cecilia per convincere i suoi genitori, non ci fu verso. Le ricchezze della famiglia dei Valeri ai genitori di Cecilia facevano tanta gola, per cui si stabilirono le date degli sponsali in cui Cecilia sarebbe stata promessa a Valeriano. Fu siglato il patto del matrimonio, fu fissata la dote. I genitori degli sposi si scambiarono doni, i due giovani promessi si scambiarono un bacio e quella era la promessa dello sposalizio, un fidanzamento ufficiale, in realtà già un matrimonio, almeno una prima parte, in attesa del giorno in cui Cecilia e Valeriano sarebbero andati a vivere insieme. In mezzo ai canti e alle feste, dice la Passio di Cecilia, la giovane pregava: Fiat cor meum immaculatum, ut non confunda, sia il mio cuore, rimanga il mio cuore immacolato, fermo nel mio proposito, perché io non sia confusa. In mezzo ai canti e ai suoni, da qui nasce la tradizione di Cecilia, patrona della musica. La notte delle nozze rivela al suo sposo di questo voto fatto al Signore Gesù e di come un angelo vegli sul suo corpo e sul suo spirito. Valeriano, invitato da Cecilia ad andare alla Via Appia presso il vescovo di Roma, Urbano, riceverà quella notte stessa il battesimo. Valeriano legge il testo.
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Paolo gli chiede: credi in tutto questo? Valeriano, che ama profondamente Cecilia, dice di credere perché è mite ed è incline a credere a ciò che di buono gli viene proposto. È così che al mattino prestissimo Valeriano riceve il battesimo, il vescovo Urbano lo congeda e lo invia da Cecilia. Entrato nella stanza di Cecilia, finalmente anche Valeriano vede l'angelo che custodisce la sua amata sposa. L'angelo reca in mano due corone, una di rose, una di gigli. Ne pone una sul capo di Cecilia e una su quello di Valeriano ed esorta i giovani ad amarsi candidamente, mantenendo puro il proprio cuore, santo il proprio corpo. Inoltre l'angelo messaggero del Signore, per suo volere, offre a Valeriano di esaudire un suo desiderio. Questi domanda a lui di intercedere affinché il Signore illumini suo fratello Tiburzio e porti anche lui sulla strada della fede cristiana. Divenuti entrambi cristiani, si dedicano a seppellire i martiri, fatto proibito dal giudice Almachio, e per questo ben presto, come tanti altri, vengono denunciati, giudicati e condannati. Sono destinati ad essere condotti al quarto miglio della via Appia per essere decapitati. Non è un caso che ci troviamo qui al quarto miglio perché, appunto, secondo la tradizione, Valeriano, lo sposo di Cecilia e suo fratello vengono martirizzati, vengono uccisi appunto proprio in questo luogo. Tutta quest'area, diciamo, delle catacombe ha un particolare significato anche per il culto cristiano e per i martiri della prima età, appunto, del cristianesimo, perché ci troviamo ancora in un'epoca in cui i cristiani sono sottoposti a delle persecuzioni. Santa Cecilia assicura loro una degna sepoltura, ma rimane essa stessa vittima dell'ingordigia di Almachio. A questo punto Almachio si accanisce contro Cecilia, anche perché mirava ai beni della sua famiglia, che se erano dichiarati cristiani potevano essere spogliati anche di tutte le ricchezze. Cecilia ovviamente non si piega e quindi viene stabilito il martirio nel bagno Balneum, che si riferisce oggi alla chiesa di Santa Cecilia in Trastevere, ma la santa viene protetta in modo misterioso e allora Almachio infierisce dicendo che doveva essere decapitata. E fu decollata con una grave ferita, ma lei sopravvisse ancora 3 giorni e poi morì, e quindi ovviamente assume i simboli della martire cristiana. Incredibilmente il suo fragile corpo riesce a resistere ai colpi di ascia che le vengono inferti. Le rimarranno 3 giorni. In questi 3 giorni lei distribuisce ai poveri i suoi beni e chiede al vescovo di Roma, Urbano, che la sua chiesa diventi una domus ecclesiae, un luogo dove i cristiani possono radunarsi per la preghiera. Sul luogo fu rinvenuto nel 1599 il corpo di Santa Cecilia, che era stato trasportato lì assieme a molti altri martiri da Pasquale I. Quando nel 1599 fu rinvenuto nuovamente il corpo, sotto il periodo di Clemente VIII, venne fatta costruire dal Materno, la data la sappiamo con precisione, 1600, la statua che è un vero e proprio capolavoro. Ed è un esempio di come anche in una semplice statua un artista possa arrivare a livelli di straordinaria bravura e il suo nome essere ricordato. Molte giovani cristiane facevano voto di verginità, si dedicavano all'assistenza
ai poveri, seguivano le catechesi, preparavano la mensa per l'Eucarestia. Erano vestite con il velo, segno della loro consacrazione, e indossavano abiti semplici. Trovandosi faccia a faccia con un giudice corrotto che la interroga, Cecilia lo sfida. Gli dice che il suo potere è come una bolla di sapone, come una vescica piena d'aria che uno spillo può far svuotare. Il giudice irato le intima di sacrificare agli dèi dei grani d'incenso, ma lei ovviamente rifiuta, dichiarandosi cristiana. È la sua sentenza di morte. Anzi, Cecilia dice al giudice che gli dèi pagani sono fragili. Le statue che si venerano, basta spingerle, cadono, si infrangono. Il suo Dio è il Dio del cielo, della terra. È il Dio che in Gesù crocifisso ha manifestato tutto l'amore per l'umanità. Non si può distruggere questa immagine solo rompendo una scultura di marmo. Cecilia è stata proclamata patrona dei musicisti. Molto probabilmente gli strumenti di fronte ai quali si viene a trovare al momento del suo martirio non sono certo gli strumenti musicali, e di fronte a questi strumenti chiede al Signore una fortezza d'animo perché il suo cuore non venga meno, come infatti non è venuto meno. Di Cecilia possiamo esaltare la giovinezza e allo stesso tempo la fortezza e un amore grande che sfida la famiglia, sfida la sorte anche, sfida il potere costituito del tempo, ma è un amore che non si erge come una statua monumentale, no, è un amore che conosce la tenerezza, conosce la volontà di condividere. Cosa soprattutto ecco, che vediamo nel rapporto con Valeriano e poi con Tiburzio. È un aspetto molto, molto bello, molto particolare che ritroviamo in questa martire. Dunque, da una parte la forza di questo amore e la tenerezza allo stesso tempo di questo amore. Un amore umano. E questo amore, questa scelta per Cristo, ecco, al macchio, come il potere costituito del tempo, faceva fatica a capirlo, lo giudicava follia, anzi, in qualche modo, talmente pericoloso da doverlo togliere di mezzo. In particolare di Cecilia mi colpisce il fatto che la sua scelta, la sua grandezza d'animo, non la si può paragonare a una grande statua di una dea immobile, no, è una donna fragile, è una donna che rischia, è una donna che ama. E mi piace tanto questo rapporto anche con Valeriano, laddove c'è tutta la speranza di Cecilia di voler condividere questo suo segreto, questa scelta, questo voto fatto, e anche che diventa condivisione addirittura della stessa fede. È un aspetto che mi piace tanto. E di Cecilia, patrona dei musicisti, mi piace sottolineare proprio la musica, che come Cecilia è forte perché muove i sentimenti e allo stesso tempo fragile. Che cos'è la musica? È un po' di aria che si muove. Ci sono delle persone che dopo la loro morte si sono viste riconosciute delle
straordinarie virtù, ma altre che già durante la loro esistenza hanno visto attorno a sé l'ammirazione di tanti, per cui alla loro morte è stato gioco forza riconoscerne le virtù anche attraverso un processo di canonizzazione. Oggi parliamo di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù, il simbolo di una generazione forte e capace di affermarsi contro ogni sgambetto del destino. Un ragazzo che a soli 15 anni si impone per seguire la propria vocazione di fede e disciplina. Eh già, proprio così. Perché San Luigi non era un giovane come tutti gli altri, rampollo di una famiglia nobile e potentissima. La sua strada era segnata dal volere di un padre un poco ingombrante. Ma Luigi, quel che voleva per se stesso, era chiarissimo e andò in quella direzione, senza sé e senza ma. Sebbene vivesse in un mondo e in un tempo di grande corruzione, in mezzo alle lusinghe della corte, Luigi intraprese la sua strada di santificazione e arrivò a tali altezze che la Chiesa lo nominò giovane angelico, indicando in lui il modello della gioventù. Castiglione delle Stiviere, 9 marzo 1568. In una stanza del castello Gonzaga si odono i vagiti di un neonato. Il padre è il marchese Ferrante Gonzaga, uno degli uomini più potenti di allora. Ferrante prende in braccio questo bambino e negli occhi semichiusi vede rilucere tutto il desiderio e la gloria del suo casato. Offrirà a questo figlio tanto desiderato tutto ciò che è necessario per eccellere nello studio, nell'arte della guerra, ma c'è un progetto più grande che investirà questo bambino. Ferrante ancora non lo può sapere, è la voce di Dio che chiamerà questo ragazzo a una gloria ben più grande. Il 25 novembre 1585 Luigi ha 17 anni, arriva a Roma, accolto qui al Collegio Romano dove ci troviamo adesso, e formula i tre voti solenni di povertà, castità e obbedienza. Il percorso che ha portato San Luigi a Roma non è stato dei più semplici. Infatti lui ha dovuto vincere la ritrosia del padre Don Ferrante, marchese di Castiglione e principe del Sacro Romano Impero, che lo voleva continuatore del casato Gonzaga. Egli infatti era il primogenito e a lui spettavano tutti i diritti successori, ma San Luigi non ne voleva sapere, voleva dedicarsi a Dio e soprattutto voleva dedicarsi a questa vita fatta di povertà e di poca appariscenza. Possiamo dunque immaginare quanto si volesse investire su questo erede per la sua educazione. Ferrante e sua moglie, donna Marta Tana, marchesa di Castiglione e baronessa di Santena, avevano dei progetti leggermente diversi per il tanto atteso primogenito. Mentre donna Marta si beava del fatto che Luigi dimostrasse una grande attenzione verso i poveri e volesse far loro sempre l'elemosina, il babbo avrebbe voluto seguisse la professione delle armi e per questo gli fece far costruire archibugetti, bombardette e armi fatte su misura per bimbi di quella età. Tanto era convinto del suo progetto Ferrante che delle volte si portava il piccolo al lavoro, nelle caserme dove si preparavano le trasferte di guerra e qui Luigi, con un'armaturina leggera, passava in rassegna le truppe. Aveva solo 4 anni. Nel 1577 Luigi, insieme al padre e al fratello Rodolfo, si recano in Toscana, alla corte di Francesco de' Medici. A Firenze San Luigi si reca in gran segreto nella chiesa dell'Annunziata e lì, di fronte alla Vergine Santissima, formula il suo voto di castità. Nel novembre del 1579 Luigi e Rodolfo vengono chiamati in patria dal loro genitore, che nel frattempo era diventato governatore di Monferrato. Per ragioni climatiche, anziché stabilirsi nel Monferrato, si stabiliscono a Castiglione delle Stiviere. Luigi quotidianamente dimostrava una
ottima educazione e una profonda maturità, tanto che a parlare con lui sembrava di rivolgersi a un adulto piuttosto che a un bambino. Il 22 luglio del 1580, per il piccolo Luigi si consuma un giorno che rimarrà unico e indimenticato per tutta la vita. Da Castiglione passa il cardinale San Carlo Borromeo. Luigi viene portato ad incontrarlo e suscita subito nel nobile porporato uno stupore incredibile, tanto che volle dargli la prima comunione e poi consigliargli la lettura in latino de Il Catechismo Romano, fatto stampare da Papa Pio V. Luigi fu talmente colpito da questo testo che non se ne volle più separare e anzi prese a consigliarlo a tutti, sottolineando chi lo aveva iniziato al testo. A soli 20 anni, Carlo Borromeo è uno dei grandi protagonisti della riforma della Chiesa Cattolica e del Concilio di Trento e diventa riformatore spirituale dell'istituzione cattolica di tutta la cristianità a partire da Milano. Costringe tutti i prelati e l'alto clero a risiedere effettivamente nella diocesi e a occuparsi della cura delle anime. Comincia un'opera che parte dalla riforma dei costumi, dello spirito, dei riti interiori, ma anche dei riti esteriori e delle istituzioni del cattolicesimo. Combatte San Carlo Borromeo i privilegi inveterati di tutti quegli ordini religiosi che concepivano la carriera ecclesiastica a vario titolo soltanto come una carriera mondana, una forma di arricchimento spesso indebito. E pensate che quest'uomo, che è un uomo monumentale anche fisicamente, Carlo Borromeo era un uomo gigantesco per l'epoca, era alto più di 1,80 m, quando invece la statura media era di 1,60 m. Viene osteggiato, combattuto e minacciato nella sua vita a più riprese dagli esponenti dei vari ordini religiosi che lui cerca di riformare spiritualmente. Riceve addirittura da un assassino che è stato prezzolato da questi religiosi che lui cerca di riformare una schioppettata nella schiena. Si fa sempre più chiara in lui la decisione di abbracciare la vita religiosa, ma a 13 anni ancora non sa in quale ordine entrare a servire il Signore. Per il momento rivolge a Lui tutte le sue attenzioni ed è lieto di parlare della vita religiosa con i Barnabiti ma anche con altri religiosi perché il suo orizzonte sia il più ampio possibile. Nel 1581 Luigi con la sua famiglia accompagna Donna Maria d'Austria alla corte di Spagna, dove il padre Ferrante, Don Ferrante, era riuscito a ottenere per i propri figli Rodolfo e Luigi la possibilità di divenire i paggetti di Don Diego, il figlio dell'imperatore. Luigi non si trova a suo agio nella vita di corte, preferisce vestire di abiti austeri e non portare mai degli ori o dei manili addosso. In questa occasione Luigi conosce un padre gesuita, Ferdinando Paternò, che fu quello che ispirò poi in un secondo momento il suo ingresso nella Compagnia di Gesù. Quando venne il momento di decidere, Luigi optò per la Compagnia di Gesù. Presentata questa scelta al padre, ricevette da lui l'obiezione che una vita così rigida sarebbe stata difficilmente sostenibile. Ma per tutta risposta il figlio gli disse: «Signor padre, faccio questa scelta per chiudere definitivamente la porta all'ambizione». Ma il padre Ferrante rimase nel dubbio, perché questo ragazzo era ancora troppo piccolo per una scelta così impegnativa. Luigi però aveva le idee evidentemente chiare e con saggezza fece leva sul padre, dicendogli che se egli avesse posto un veto alla chiamata del Signore, avrebbe fatto un torto a Dio stesso. Fu così che il Marchese non poté far altro che accettare le richieste di Luigi, poiché la sua dedizione era assoluta e commovente. Dopo un periodo di noviziato a Sant'Andrea al Quirinale, Luigi è molto felice perché gli fu concesso di poter servire messa alla Chiesa del Gesù. In questo frangente i suoi confratelli ne riconoscono soprattutto la sua lealtà, la sua bontà e ne riconoscono i germogli di quella che sarà la sua santità. Thank you.
Terminato il tempo della formazione al Gesù, Luigi si trasferì a Sant'Andrea, al Quirinale, per il noviziato. A qualche compagno che gli chiedeva come fare per tenere desta l'attenzione alla preghiera, Luigi rispondeva che per lui era il contrario. Faceva piuttosto fatica a distogliere il pensiero e l'attenzione dal suo Signore. Notò la presenza di spirito, la profondità di questo giovane, anche il cardinale Bellarmino. Intanto i suoi compagni erano preoccupati per i digiuni, per le penitenze a cui si sottoponeva Luigi. Tutti gli consigliavano di riposarsi un poco, ma Luigi aveva un valido modello ed esempio nel suo rettore, il padre Giovanni Battista Pescatore. Cardinale Bellarmino, che diventa padre spirituale del giovanissimo Luigi a Roma, è in qualche modo la cattedra, il difensore della dottrina, il dotto che passa alla storia per essere stato in qualche modo il castigatore di alcuni dei grandi geni dell'epoca. Il cardinale Bellarmino, consultore del Sant'Uffizio, partecipa sia al processo che condannerà a rogo Giordano Bruno in Campo dei Fiori, sia al processo che obbligherà Galileo Galilei alla proverbiale ritrattazione. Questa fama, diciamo così, di castigatore della libera spiritualità e del libero pensiero dell'epoca è una fama immeritata, perché Bellarmino, grande uomo di dottrina, in entrambi i casi cercò di svolgere un ruolo di mediazione per salvare la vita a Bruno e per salvare la scienza di Galileo. Fallì purtroppo in tutti e due i casi, e però contribuì con la sua sapienza alla formazione spirituale di San Luigi Gonzaga nei pochi anni che gli furono dati di vivere. Luigi si recò a Milano. Lì ebbe una visione profetica. Infatti lui, dopo 12 mesi, sarebbe stato chiamato alla casa del padre. Una volta saputo questo, si diede regole ancora più reprensibili di quante ne abbia osservate prima. Tornato a Roma, Luigi non volle rivelare ad alcuno il suo segreto. Ne parlò solamente con il padre Vincenzo Bruno e pochi altri. Luigi si preparava alla morte. Consegnò al padre rettore i suoi scritti, appunti della sua vita e della sua esperienza spirituale. Anche da queste cose voleva distaccarsi, per prepararsi all'incontro con il suo Signore. Nel novembre del 1590 Luigi cominciò il quarto ed ultimo anno di teologia. Si concludeva un periodo che avrebbe lasciato posto a un nuovo anno particolarmente duro per la città di Roma e l'Italia intera. Nel 1591 fame e carestia decimarono Roma. Luigi se ne andava in giro per la città ad aiutare i poveri e gli ammalati. Ottenne licenza di andare anche negli ospedali, a dare aiuti concreti agli infermieri. Egli si occupava dei malati più difficili, quelli a cui si faceva fatica a stare accanto, mettendo talvolta a rischio la propria vita, esponendosi al contagio. Come era prevedibile, il 3 marzo del 1591 anche Luigi fu costretto a letto dalla febbre pestilenziale, contratta all'ospedale della Consolazione. San Luigi Gonzaga è uno di quei santi che sono stati beatificati e poi ricordati nei secoli, forse più per la loro morte che per la loro vita. La sua vita fu breve, l'abbiamo vista, fu una breve vita che ebbe un significato profondo. Abbiamo visto la biura di quella forma di potere mondano che proveniva dalla sua famiglia dei Gonzaga, la sua vocazione precocissima, ma è nella morte che lascia la propria traccia, il proprio segno. Giunge a Roma alla fine degli anni Ottanta
vi riceve appunto l'educazione spirituale da parte del cardinale Bellarmino, dopo aver abbracciato l'ordine dei gesuiti, e si trova a vivere un altro dei momenti apocalittici, di quei piccoli o grandi infarti nel cuore del secolo, che è l'epidemia di peste del 90-91. Roma è di nuovo travolta da questa pestilenza che miete vittime ovunque. Pensate, in soli 2 anni muoiono in conseguenza di questa epidemia ben 3 papi. E il giovanissimo Luigi, già minato nella sua salute, già fragile, si prodiga con un'opera di assistenza ai malati. Gli viene proibito però di entrare a contatto con i più contagiosi di essi, perché appunto già a sua volta malato, e in un'occasione che poi lo condurrà alla morte invece incontra un uomo moribondo, chiaramente minato dalle pustole della peste, se lo carica sulle spalle, secondo, diciamo così, la leggenda, gli dà assistenza e in conseguenza di ciò paga con la vita. Una vita tanto breve quanto profonda e densa, quella di Luigi. Sembra anche un'esperienza lontana dalla nostra, in realtà lo è molto più vicina di quanto possiamo immaginare. C'è una parola della Bibbia, un salmo che dice: come potrà un giovane tenere dritta la sua via? Forse pensiamo che siano pochi i giovani che oggi si pongono domande del genere. Chiunque voglia avere un cuore aperto a grandi domande, grandi orizzonti, cercare il successo di una vita in qualche cosa che vale, si porrà le stesse domande di Luigi. E se si porrà le stesse domande di Luigi, inevitabilmente si troverà anche a fare delle scelte forti come quelle di Luigi. Ecco dunque perché oggi vi abbiamo presentato la storia di questo campione della fede, Luigi Gonzaga, e non è certo un caso che la Chiesa lo abbia proclamato santo patrono della gioventù.